La panchina rossa è diventata oggi il simbolo della lotta per l'emancipazione femminile, della lotta per la conquista dei diritti economici, politici, sociali, dei diritti all'istruzione, dei diritti all'interno delle famiglie, quindi delle mura domestiche, di ogni donna. Oggi molti comuni hanno arricchito le loro piazze, le loro strade, i loro centri storici con la pitturazione delle panchine rosse. Anche noi, al Centro Comunale Anziani del nostro comune, abbiamo dipinto questa panchina come simbolo di una lotta che le donne possono combattere anche quando hanno già trascorso gran parte della loro vita, come le donne di questo centro, che questa mattina si sono cimentate in questa pitturazione. Oggi è 8 marzo, giornata internazionale della donna, una giornata in cui si deve celebrare la lotta per la conquista dei diritti. E purtroppo non ancora in tutto il mondo e non ancora tutte le donne hanno raggiunto l'emancipazione, hanno raggiunto la conquista di questi diritti, ma quello che conta è la lotta che fanno ogni giorno, l'impegno che ogni giorno ci mettono e che ci mettono anche le istituzioni, che ci devono mettere anche le istituzioni. Nel Centro Comunale Anziani le donne che appunto sono iscritte a questo centro hanno pensato di fare gli auguri a tutte le donne che lottano ogni giorno in un modo speciale, in un modo particolare, anche in un modo molto, molto dolce. Hanno scelto delle poesie da dedicare alle donne che ogni giorno lottano per la conquista anche di un semplice diritto. Vi ricordiamo che oggi 8 marzo, l'8 marzo si festeggia in tutto il mondo, si celebra in tutto il mondo. E si è scelta questa data perché un secolo fa, l'8 marzo del 1917, le donne russe hanno protestato nella piazza di San Pietroburgo contro l'impero zarista perché negava i diritti umani, quindi i diritti non solo delle donne ma i diritti di tutti, e quindi si è scelta questa data come simbolo di questa lotta. Adesso le donne diversamente giovani di questo centro vi dedicheranno delle poesie speciali. Sono quella che sono fatta così. Se ho voglia di ridere, rido come una matta. Amo colui che mi ama. Non è colpa mia se non è sempre quello per cui faccio follie. Sono quella che sono. Sono fatta così. Che volete ancora? Che volete da me? Sono fatta per piacere. Non c'è niente da fare. Troppo alti i miei tacchi. Troppo arcuate le reni. Troppo sodi i miei seni. Troppo truccati gli occhi. E poi, che ve ne importa a voi? Sono fatta così. Chi mi vuole, sono qui. Che cosa ve ne importa del mio proprio passato? Certo, qualcuno ha amato e qualcuno ha amato a me, come i giovani che si amano, sanno semplicemente amare. Amare, amare. Che vale interrogarmi? Sono qui per piacervi e niente può cambiarmi. Sono quella che sono, Jacques Prévert. Lei sorride. Ma non perché è felice, sorride perché si fa forza, sorride perché anche questa volta ha preso una botta pazzesca e anche questa volta le tocca andare avanti in silenzio, da sola. Passeggia a testa bassa, ma alza lo sguardo all'ora del tramonto, guarda l'ora, sorride perché del tempo a lei, in verità, non importa affatto. Lei sorride per incoraggiarsi, per dirsi dai che si supera anche questa, dai che la prossima volta sarà quella buona. Sorride, ma nessuno le ha detto qualcosa di divertente. Le sorride perché ha imparato così. Quando un periodo è difficile, si fa questo, pensa. Si sorride e si va avanti. È un metodo di salvezza, pensa. E lo sa bene che non c'è niente di divertente, ma il suo sorriso è l'unico muscolo adatto a sollevare i veri pesi della vita.
Un giorno ha promesso a se stessa che un giorno sorriderà per la troppa felicità. Lei sorride, Jo Evan. Sei perfetta perché sai sbagliare bene e non hai paura di buttarti, di spaccarti il muso. Non hai paura di rialzarti, di pulirti dal sangue, guardarti in giro, rassicurare chi ti guarda e fare con le spalle quel verso di chi si è fatta niente. Sei perfetta non perché non fai errori, ma perché ne fai tantissimi. Perché ci provi sempre e ci riprovi ancora e non molli, mai testa dura, cuore morbido. Sei perfetta perché riconosci le tue fesserie e sai chiedere scusa. Sai chiedere scusa guardando negli occhi, non ti nascondi dietro un messaggio. Tu esci fuori all'improvviso come i petali del girasole e ti fai trovare sotto casa e consegni a domicilio le tue scuse. Sei perfetta. Perfetta non significa impeccabile. Perfetta significa perfetta. Significa che ci hai provato così tante volte da essere a fette, a pezzi, distrutta, disintegrata. Che ci hai provato così tanto che ora è da stupidi mollare. Sei perfetta perché tutte le persone che anche per un secondo ti passano accanto si ritrovano all'improvviso con la voglia matta di lottare per i propri sogni. Sei perfetta, Jo Evan. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Vivi e quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti ti aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassione ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare, veloce cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai. Questa poesia l'ha scritta Madre Teresa di Calcutta e si chiama Donna. Con le parole di Costanza, la poetessa del centro anziani, noi facciamo gli auguri a tutte le donne che ce l'hanno fatta, a tutte le donne che ce la stanno facendo e a tutte le donne che ce la faranno. Auguri a tutte le donne! Comunque andare, anche quando ti senti morire, per non restare a fare niente, aspettando la fine. Andare, perché ferma non sai stare, ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose.